L'allarme relativo all'acqua di L'Aquila può considerarsi rientrato. Sono arrivate da analisi dell'ARTA e la sostanza, il toluene incriminata, è presente in una concentrazione inferiore a 0,1 microgrammi per litro. A dare la notizia confortante il direttore generale dell'ARTA, l'Agenzia per la tutela dell'ambiente, Maurizio Dionisio, che ha riferito come le analisi effettuate abbiano confermato quanto già stabilito ieri, e cioè che l'acqua non è contaminata, ma ora ci sono i dati ufficiali. Dopo la revoca di ieri dell'ordinanza sindacale con cui in parte del territorio del comune dell'Aquila era stato proibito l'uso potabile dell'acqua a causa della presenza di tracce di toluene, un solvente segnalate dalla società Gran Sasso Acqua, stamani appunto sono arrivati i risultati ufficiali delle indagini effettuate dall'ARTA, che confermano come tutto sia rientrato nella normalità. Nessun pericolo per l'acqua, in tanti ieri si erano riversati nei supermercati facendo incetta di bottiglie, ma ora l'invito alla cittadinanza a tranquillizzarsi, anche se il direttore generale Dionisio dice che la vicenda sarà seguita passo passo, naturalmente anche in collaborazione con l'ASL. Già nella serata di ieri si era riunita per due volte l'unità di crisi comunale, a cui hanno preso parte rappresentanti di Regione, Gran Sasso Acqua e ASL, oltre a dirigenti e tecnici comunali. Dunque ribadiamo che le risultanze analitiche dell'ARTA escludono la presenza di toluene nociva per la salute umana. Di questo idrocarburo aromatico potenzialmente tossico per l'uomo sono arrivate le risultanze dei campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati dalla rete idrica della città di L'Aquila ed analizzati nei laboratori ARTA di Teramo. Il livello di questa sostanza, come detto, è pari a 0,1 microgrammi per litro, una concentrazione del tutto irrilevante per la salute umana e per la potabilità dell'acqua campionata. E quanto a ieri? Ieri era 2,4, sono comunque concentrazioni di per sé non allarmanti, continuiamo a tenere alto il monitoraggio e siccome erano nei social a farsi dei video dove veniva riportato il Vera e il Raiale con dell'acqua scura, abbiamo già effettuato in mattinata anche lì dei prelievi che saranno analizzati nelle prossime ore.